Buonasera, benvenuti. A me solo il piacere di darvi il benvenuto oggi pomeriggio. Questo che viene presentato oggi è un progetto che fa parte di una collaborazione complessa e che viene da lontano, come si diceva un tempo, tra la Scuola Normale e la Fondazione Pisa. Negli ultimi anni insieme abbiamo fatto alcuni interventi importanti, in particolare su questo palazzo, in modo spero indelebile per quanto riguarda l'aspetto di questo palazzo e la sua struttura per i prossimi decenni. Uno di questi interventi è riguardato proprio gli stemmi, con un intervento su tutti e 448, quanti sono esattamente? 50 sicura, poi li ricontiamo, un numero che va da 448 a 450 stemmi che sono stati restaurati, ripuliti e successivamente ho imparato blasonati, parola che mi ha insegnato Monio Manescalchi, che uso sempre con grande orgoglio. Oggi vediamo il risultato del lavoro fatto su questi stemmi, la campagna fotografica, la blasonatura appunto e lo studio di questi oggetti che sono oggetti oltre che importanti storicamente anche belli esteticamente, anche da questo ricavano un loro valore e la loro messa in rete. Un progetto che ha avuto luogo quindi alla scuola, all'interno di una struttura di laboratorio della scuola di cui abbiamo qui il direttore, il professor Ferretti, ma che è stata appunto resa possibile da questo insieme di atti svolti insieme tra la scuola e la Fondazione Pisa, di cui questo è stato un episodio importante. E abbiamo quindi con noi il presidente, l'allora presidente della Fondazione Pisa, che erogò il finanziamento, era presidente di Fondazione Palazzo Blu, che è Cosimo Braci d'Orsi, a cui do la parola, ringraziandolo ancora per il suo aiuto. Grazie professore, effettivamente credo che le occasioni di collaborazione fra la Scuola Normale e la Fondazione Pisa sono state molteplici, in particolare nel campo dei beni culturali. Siamo intervenuti a San Silvestro, la Fondazione è intervenuta poi ripetutamente anche su questo palazzo che è veramente uno dei più belli e dei più importanti della città. Tra l'altro, questo restauro di questi 450 stemmi, rappresentano una specie, gli stemmi rappresentano una specie di catalogo della storia o di filo conduttore della storia della Toscana dalla fine del Cinquecento fino, diciamo, almeno alla fine del Settecento. Ecco, sono le famiglie che hanno fatto parte dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano ed erano le famiglie importanti, indipendentemente poi, in un certo periodo, erano effettivamente militari, monaci in qualche modo, poi dopo, insomma, era diventato forse più un titolo onorifico e un ordine cavalleresco, senza più un preciso compito di tipo militare. Direi che quindi è un intervento molto importante, mi fa molto piacere vederlo perché effettivamente è stato deliberato e iniziato quando mi occupavo ancora della Fondazione Pisa. Claudio Pugelli purtroppo non è potuto venire, quindi io in qualche modo lo rappresento e mi fa veramente molto piacere vedere l'opera terminata, anche perché è un ulteriore abbellimento e valorizzazione di questa piazza che dovrebbe essere tutta più valorizzata, partendo dalla chiesa che dovrebbe forse stare un po' più aperta, a parte i problemi che ha adesso di restauro, che credo siano però avviati a soluzione, almeno dal punto di vista delle risorse, credo che la Fondazione Pisa sia intervenuta di nuovo anche su questo. Quindi ringrazio il professor Beltram, ringrazio soprattutto tutti quelli che hanno realizzato questa bella opera e spero che
serva a valorizzare ancora di più questa bellissima sede della scuola. Grazie. Grazie a Cosimo Bracitorsi. Mi piace dire che questo non è il solo, ma è un altro dei progetti che abbiamo avviato e concluso insieme. La parola concluso, credetemi, non è una parola poco importante in progetti di questo tipo. E il motivo per cui questa collaborazione si è rivelata nel tempo così fruttuosa e così intensa è proprio legato al fatto che questi progetti sono tutti quanti stati conclusi dalla scuola. Do ora la parola alla persona forse più qualificata per parlare di questo, che è il professor Ferretti, perché abbiamo scoperto che c'è lo stemma della famiglia Ferretti là in alto a destra, anche se ahimè non c'è una parentela, non c'è la famiglia Beltram, non sorprendentemente devo dire, questo mi mortifica molto e ti do la parola. Ma è stato già detto, il carattere non esclusivamente locale, ma toscano e non toscano soltanto dell'istituzione taglia un po' fuori i confini d'Italia, questo sì, quindi era meno probabile, però ci sono anche, non de Beltram, dei veneti sono presenti? Qualcuno, pochi ovviamente. Comunque, specialmente in questa parte qui, che è la prima parte dalla Costituzione dell'Ordine, i primi 50 anni, diciamo, è anche un po' lo specchio delle alleanze dei medici. Sì. Venezia non era proprio Ma i veneti vanno evitati, No, io di questo ovviamente non parlerò, parlerà chi con competenza, veramente, chi segue. Io vorrei invece, per conto del Laboratorio di Arti Visive, veramente ringraziare chi ha finanziato questo lavoro, che corrisponde all'attività di un anno di una persona che parlerà, appunto, la dottoressa Cirri. E Teresa, come storico dell'arte, ricordare alcune cose, poche, che riguardano intanto questo palazzo. Mi ha fatto molto piacere sentir ricordare questo palazzo in relazione alla piazza, alla centralità che è stata, nei ricordi, perfino più viva della Piazza dei Cavalieri rispetto a Pisa, ma questo si inquadra in una situazione probabilmente un po' di degrado, se non di difficoltà, di qualsiasi centro storico in Italia in questo momento. Quindi un intervento, come dire, di conoscenza sul patrimonio artistico, però ha la possibilità di essere un intervento sull'attuale veramente. Come storico dell'arte vorrei mettere in evidenza semplicemente questo, che in un luogo che è tipicamente indicativo della stratificazione storica, perché questo palazzo si porta addosso serie di funzioni, di trasformazioni, in questa situazione dove i beni artistici a carattere mobile sono o in deposito degli Uffizi o acquisizioni abbastanza o di altre istituzioni, il Museo di Arte Contemporanea di Prato, tutto sommato la testimonianza storico-artistica più significativa è costituita appunto dalla serie degli stemmi, quello che corrisponde appunto allo strato che ha dato volto effettivamente a questo più antico palazzo comunale. Un aspetto interessante, forse qualcuno penserà, o in altri tempi si sarebbe pensato, che gli stemmi poco avevano a che fare con la storia dell'arte. Viceversa, se pensiamo all'araldica come alla forma di comunicazione visiva più estesa che ci potesse essere, più funzionale in una società dove prevalevano gli analfabeti, magari questo discorso riguarda soprattutto l'araldica che è esposta nelle strade, nelle piazze, l'araldica è qualche cosa che in qualche modo si confronta con la storia dell'arte come la lingua con la poesia. È una forma di comunicazione visiva che si presta, e però anche di testi scritti, che si presta splendidamente all'applicazione informatica.
anche in questo emergerà, io credo che ne sarà data poi dimostrazione pratica su richiesta, una funzione fondamentale della storia dell'arte, anche tradizionalmente intesa, una delle funzioni fondamentali che è quella delle guide. Le guide sono guardate certe volte con sospetto, i libri delle guide, come qualche cosa, come dire, banalmente turistica. Sono la struttura portante nel Settecento della conoscenza territoriale della storia dell'arte. E allora poter pensare di avere la possibilità di consultare direttamente, appunto come è stato fatto evocando nomi assenti, ma è una verifica che poi sarà consentita, come una sorta di guida che sarà facilmente spendibile durante il percorso, è un altro aspetto che interessa molto dal punto di vista della storia dell'arte intesa come storia del patrimonio. Credo anche, non vorrei in questo modo presentare l'araldica, che è disciplina molto più interessante di quanto si sia presentata e sia stata tante volte banalizzata, e questo lo mostrerà, credo, molto chi parlerà dopo di me, Alessandro Savorelli. Oltre, dicevo che interessare lo studio diretto dell'araldica, la digitalizzazione, la schedatura automatica, è uno strumento, o si aggiunge, e c'è da augurarsi che questi strumenti si infittiscano, per un altro uso dell'araldica che può interessare discipline come storiche artistiche, che so, come la storia del collezionismo, la necessità di identificare attraverso lo stesso la provenienza di un determinato oggetto. La possibilità di avere una banca dati, ovviamente limitata al caso, all'istituzione particolare, ma una banca dati a cui sia facilmente possibile accedere, sia per la pista verbale sia per la pista visiva, può rivelarsi uno strumento di applicazioni straordinarie, anche di risposte nuove alla conoscenza di materiali che possono essere sparsi secondo quella dimensione territoriale molto stessa, non soltanto pisana, che è già stata evocata. Però insisto sul fatto, anche ritornando su Pisa, come lo strumento informatico sia una forma nuova di guida, nel senso migliore di guida strumentata, scientifica, che può essere fruita a diversi livelli, in presenza o in distanza, o a distanza delle cose. Questo, ripeto, è uno strumento fondamentale di una disciplina che si trasforma e si adegua e si potenzia attraverso un lavoro che non è semplicemente banalmente di automazione, ma ovviamente, come sarà mostrato nel seguito, è innanzitutto un lavoro di competenza scientifica. Do la parola quindi a Alessandro Savorelli, che da qualche parte dovrà essere. Ah, ecco. Ho sbagliato? Ah? No, ma il non mi trovavo. Il controluce non ti... Ah, capisco. Grazie. È già in sequenza quello che c'è ora? Ah, perfetto. Vai. Ora me la... Ah no, vado a metterla prima. Sì, d'accordo. C'è una preparazione tecnica. Buonasera. Ci sono cose, dicono in Brasile, che tem mysterios non tem segredos. Scusate il mio portoghese approssimativo. Cioè, tradotto, piene di misteri ma prive di segreti. È un modo di dire, mi suggeriva recentemente uno studioso portoghese, che si attaglia alla percezione diffusa che si ha dell'araldica. Pronunciando questa parola si suscita spesso la curiosità per un argomento percepito come seducente, come i tarocchi o l'astrologia,
proprio perché apparentemente pieno di significati nascosti, di misteri, appunto, destinati per definizione a rimanere tali, mentre i segreti, dicono i portoghesi, sono qualcosa di provvisorio, già che si possono chiarire facilmente attraverso un esperto o un manuale o ora su un sito web. Del resto, il più famoso trattatista di araldica del Seicento, anzi uno dei più famosi in assoluto, Claude-François Ménestrier, esordiva nel suo manuale proprio promettendo di svelare i semistères de ces marques de noblesse ou d'honneur, di svelare i misteri di questi marchi di nobiltà. Di stemmi siamo circondati. Ovunque, in Europa, in Italia, soprattutto in Toscana più che altrove, e non solo in opere d'arte e edifici, ma basterebbe posare, come ho fatto io, un po' ovviamente scherzando, sugli scaffali di una enoteca. In giro per Pisa, in luoghi a tutti noti, e ne ho fatto un piccolo catalogo a casaccio, anche all'occhio più distratto ne compaiono dozzine o addirittura centinaia. Qui vedete le lastre e le tombe del Camposanto, la balaustra all'interno del Duomo, la facciata del Palazzo Gambacorti, Santa Maria della Spina, San Francesco, il Museo del Gioco del Ponte, il Museo di San Matteo. Nel dettaglio, la torre raffigurata in questa tavola è, credo, identificata con la torre del Palazzo degli Anziani, cioè di quello che era il Palazzo della Carovana in epoca repubblicana. E sotto i merli della torre, sopra i merli, vedete infatti gli stemmi di Pisa, antichi e moderni. Questo è qui dietro, è Viadini. Questo è in Piazza Carrara, sul monumento alla Granduca. Ancora su Piazza Carrara, via Santa Maria. Insomma, come vedete, basta girare l'occhio e ce ne sono dappertutto. Eppure, ecco, il profano, quello che passa, spesso non vede questo tipo di oggetti, o se li vede o vi si richiama la sua attenzione, comincia a porre una domanda imbarazzante per il sedicente esperto, cioè cosa significa? La domanda è imbarazzante perché presuppone che le figure di uno scudo siano simboli, ovvero sia alludano a qualcosa di concettosamente remoto. Alla domanda invece purtroppo occorre rispondere che non sono simboli, ma per lo più solo dei semplici segni, cioè alludono non a un contenuto nascosto o misterioso, ma semplicemente indicano una persona o un gruppo. Comunicando, il professor Ferretti l'ha già detto, è un sistema di comunicazione, poi ci torneremo più ampiamente, comunicando prosaicamente delle informazioni. Esattamente come i tanti segni del quotidiano che noi usiamo e leggiamo senza farci caso. Se vi affacciate qui sotto, nella torre dell'orologio, esattamente a pochi metri da qui, vedete questo miscuglio di segni. C'è poi tanta differenza tra la veneranda croce dei Cavalieri di Santo Stefano, una differenza cioè formale e funzionale, con il divieto di sosta che vedete più in basso o con il logo del Rotary Club che vedete ancora più sotto? La mia risposta è no. C'è una sostanziale identità formale e funzionale. Non di rado una simile precisazione provoca delusione nell'osservatore, come di un pacchetto regalo elegante ma con un contenuto un po' banale, un po' piatto. Eguale e contraria a quella del profano che pone queste domande è la percezione dello storico nei confronti dell'araldica. Michel Pastoureau, lo studioso di cui parleremo ancora, che ha promosso un decisivo rinnovamento metodologico della materia, ricorda che quando presentò la sua tesi di laurea sugli animali in araldica, quest'ultima attestò ripulsa nel mondo accademico come una disciplina spregevole, gli dice. Dunque, fascino da un lato e disprezzo dall'altro. Ma non è un caso. Questi atteggiamenti sono il risultato del modo in cui il sapere, tra virgolette, araldico, dalla fine del Medioevo all'età moderna, è stato costruito da addetti ai lavori, cioè appunto dagli araldi, da cui la parola,
e che, sono una, che erano una figura a mezza via dalle varie funzioni, cortigiani, esperti, genealogisti, ambasciatori spesso e addirittura arbitri sportivi nei tornei e poi, dopo di loro, dagli innumerevoli trattatisti della materia. E come è stato costruito questo sapere? In due forme. La prima come un terreno di fantasie e leggende, un elemento di quelle genealogie incredibili, come titola il libro di un importante di uno studioso pisano, Roberto Bizzocchi, fantasie cui davano alimento le immaginose figure dipinte sugli scudi, leoni, grifi, draghi, leocorni, cioè figure più o meno tutti conosciamo. Un mondo di icone e di colori la cui origine e gli improbabili significati si andavano a cercare nella più remota antichità. Ora, in viceversa, questo sapere era fatto da un insieme di regole convenzionali, tendenzialmente eternizzanti, complicate da minuzie ed esposte in un gergo astruso da parte di specialisti preoccupati appunto di riservarsi attraverso questi trucchetti e i segreti dell'arte. Ciò che confonde in prima battuta l'osservatore è che la parola araldica, in italiano ma non nelle altre lingue, designa ambiguamente sia la pratica dell'uso degli stemmi, sorta attorno alla metà del secolo XII in ambiente militare, che è un fenomeno storico, che è il fenomeno storico, cioè questa pratica decisivo da studiare nella sua evoluzione e nella sua articolazione, sia invece la più tarda codificazione a tavolino delle regole, come ho detto, che disciplinano colori, figure, forme e così via. Da un lato, cioè, abbiamo un fenomeno concreto, largamente spontaneo, e dall'altro la normativa redatta da un legislatore in certo modo abusivo. Qualunque autore di manuale, di quelli che girano in Italia, alcuni dei quali sono state definite autentiche catastrofi scientifiche, si avvolge in questa fuorviante ambiguità, di rado scalfita dal minimo senso storico critico, per tacere poi delle molte pagine web di sedicenti conventicole di esperti o di semplice perdigiorno. Vi leggerete, virgolette, quali sono e cosa sono le figure araldiche e, virgolette, come si deve rappresentarle. Poco più. L'approccio sembra, insomma, quello di uno sprovveduto zoologo dei nostri giorni che studi gli animali sulla base dei bestiari medievali, o di un medico che applichi i precetti della scuola di Salerno, o medievale, o di uno storico del Medioevo che assuma a fonte primaria i testi delle recite dei pupi siciliani. Questo è un po' il livello medio della trattatistica moderna. Si immagini poi l'esito delle rare tesi di laurea nel settore compilate su informazioni di queste qualità. Né del tutto è scomparsa in questi volumi e in questi siti l'aura castale in cui la materia veniva sviluppata, quale un patrimonio esclusivo della nobiltà, dal 500 e poi per tutto l'Ancien Régime. Un periodo in cui la nobiltà europea, attenzione, a dispetto della sua presunta crisi, come recitavano i manuali di molti decenni fa e come hanno rilevato storici importanti della nobiltà europea, era diventata invece un gruppo sociale coeso ed egemone. I nobili cultori araldica definirono di conseguenza questa materia fino all'Ottocento inoltrato come, virgolette, teatro eroico, nobilissima armorum scienza, scienza eroica, science de la noblesse, ma sempre scienza. Sempre scienza e del più alto genere, perché a loro dire è riservata a uomini eccellenti, l'aristocrazia, allo splendore, come diceva ancora Menestrier che ho citato prima, allo splendore delle famiglie più distinte del mondo. È facile comprendere perché questo argomento cadesse in discredito al sopravvenire della modernità. Già i contemporanei mettevano in ridicolo le pompe della nobiltà e l'araldica come sua parte integrante. Cervantes ironizza su un principe che porta come stemma un gatto e il motto «miau», cioè l'inizio del nome della sua amata Miulina, figlia del duca Alfegniken di Algarve, quindi la presa in giro è palese. Rabelais parlò degli araldisti del suo tempo, nello stile sfacciato, condito di un non immeritato turpiloquio, come di, cito, idioti superstiti del tempo del cucco, boriosi rodomonti di corte, facchini di significati. E la satira continua poi col Tassoni, che mette in versi blasoni in cui figurano non leoni o leocorni, ma ravanelli, padelle, sanguinacci, materassi sfondati, campi di baccelli, una volpe che fa la gatta morta. Continuò col Parini, che prende in giro le bestie di famiglia, appunto i leoni, le aquile, eccetera.
col Carducci che svillaneggia la neonata consulta araldica del Regno d'Italia, fino al romanzo I viscerè di Federico De Roberto, dove un personaggio molto buffo e molto patetico cerca di campare affibbiando falsi stemmi e genealogie, come ancora qualcuno fa oggi anche sulle passeggiate al mare, usando ovviamente un computer, cercava di affibbiare questi stemmi a panettieri e a pescivendoli. E non tutto però in questi secoli era in ombra. Nacquero allora anche le prime raccolte di materiali, frutto del lavoro di accademie, di curiosi, di collezionisti, di eruditi, lavori che poi costituiranno le fonti del lavoro critico più recente. Regesti, blasonari, sepoltuari, collezioni, copie di sigilli, copie di pietre, illustrazioni antiche. E se ne occuparono anche i primi grandi studiosi della diplomatica, Ducange, De Gagnier, Mabillon. Tra erudizione e sedicente scienza, ecco nel Settecento una meteora, che mi è caro citare perché appunto mi sono occupato qui alla scuola per 20 anni di filosofia, e cioè Giambattista Vico. Tra molte, queste erano le copertine di queste versioni eroiche, diciamo, dell'araldica di cui ho parlato prima. Questa è la copertina invece della Scienza Nuova di Vico. Tra molte ingenuità, Vico comprese per primo e in maniera straordinariamente moderna la natura essenziale dell'araldica, cioè non l'espressione della vanagloria cavalleresca, un orpello di un medioevo immaginario, da romanzieri, scriveva, di cui la nobiltà dell'ancien regime si atteggiava a continuazione, ma più semplicemente uno speciale linguaggio, una lingua armata, diceva Vico, perché appunto d'origine militare, guerresca, sulla campi della cavalleria, ma esempio essa stessa dei linguaggi che Vico chiama mutoli, quindi muti, propri dei parlari non articolati dell'umanità primitiva. Uno dei pilastri, evidentemente, chi conosce la Scienza Nuova, della dottrina di Vico. I contemporanei di Vico erano convinti che il sistema araldico fosse comune alle grandi civiltà antiche, quindi gli ebrei, i greci, i romani. E in quest'ottica, che guardava solo alle culture evolute, si sarebbe continuato a discutere a lungo nei manuali, fino a oggi. Con intuizione da antropologo culturale, anch'essa incredibilmente attuale, Vico non esita invece a paragonare le insegne araldiche ai segni dipinti degli scudi dei Pellirossa. Cito, appunto come appoggi americani servono i geroglifici per distinguere le famiglie. Una definizione dell'araldica, anche se applicata a ICU. È un paragone che, attenzione, sarebbe stato ripreso per la prima volta dopo Vico nel 1964, quindi l'altro ieri, in occasione di una mostra molto bella, tra l'altro Emblème, Totem et Blason, tenuta a Parigi al Museo Guimet, che è un museo di arti applicate orientali. Vico, con un'impressionante vicinanza, e qui ho provato nell'immagine appunto a mettere a paragone la funzione degli scudi dei Pellirossa con delle immagini araldiche tradizionali. Dicevo che Vico, con un'impressionante vicinanza al linguaggio per noi corrente, inaugura e anticipa la tesi moderna che l'araldica, come mi ha anticipato Ferretti, è innanzitutto un sistema di comunicazione. Lo osservò per primo uno studioso illustre docente della Normale, e cioè Nicola Badaloni, che mise in rilievo questo aspetto della dottrina di Vico. Dunque, come ho detto, l'esatto contrario del deposito di misteri, non uno strumento per occultare chissà quale mistero, ma al contrario, uno strumento per palesare informazioni e comunicarle. Questo spostamento dalla sfera dell'onore al dominio della semantica avrebbe atteso, come ho detto, 2 secoli prima di tornare di attualità. Una tappa intermedia si situa alla fine dell'Ottocento, quando l'araldica fu concepita come una scienza ausiliaria della storia, accanto dunque alla diplomatica, alla numismatica, alla sfragistica e all'epigrafia. È indubbio che in questa veste, Ferretti lo ha sottolineato, la sua utilità ancora oggi per la datazione, l'interpretazione e la situazione di documenti, di immagini, di manufatti ed opere d'arte è stata ed è ancora notevole. Ma questa concezione strumentale, che ebbe il merito di sottrarre l'araldica alla trattatistica nobiliare, è in parte riduttiva e solo da una 30 anni si è cominciato a metterla in discussione e a completarla. L'impulso decisivo
in questo senso si deve allo studioso che ho rammentato all'inizio, cioè Michel Pastoureau, che ha imposto alla comunità degli storici un nuovo oggetto di indagine che lui ha chiamato appunto Nouvelle Heraldique, l'araldica nuova. Ricordo con piacere che all'inizio degli anni 90 del secolo scorso fu Enrico Castelnuovo, di cui piangiamo la recente scomparsa, docente alla scuola, a far conoscere l'opera di Pastoureau agli studenti e al mondo accademico attraverso un bellissimo ciclo di seminari qui in Normale. La Nouvelle Heraldique guarda al fenomeno araldico dunque come a un segmento molto particolare dei grandi, pervasivi sistemi di segni che attraversano tutta la storia iconica dell'Occidente e che ne hanno accompagnato le manifestazioni artistiche. Dunque i segni, le icone del mondo classico, contaminato dal medioevo barbarico e recuperato dall'umanesimo fino al classicismo. E la selva di imagerie romanica e gotica poi tornata di moda nell'Ottocento. Quei sistemi di icone, cioè, che studiosi come Baltruscheitis e Warburg e la sua scuola hanno cominciato a studiare come oggetto di indagine autonomo. Un linguaggio dell'immaginario che marca oggetti, opere d'arte, architetture, non solo come segno di proprietà e di identità, ma che comunica all'osservatore, per i modi in cui è aggrovigliato e per le forme in cui si manifesta concretamente e non per le sue regole astratte, comunica identità, messaggi, frammenti di mentalità e culture, ideologie, assetti istituzionali, modi di porsi in pubblico mai neutri di un soggetto, con la sua cultura, il suo posto nel mondo e magari il suo grado di autostima, le sue ossessioni e i suoi pregiudizi. Come ha ripetuto Pastoureau, durante il lungo periodo che va dal Medioevo alla fine dell'Ancien Régime, tutto, cito, assolutamente tutto è araldizzato. Ciò che oggi può apparire una superfetazione decorativa, accessoria, enfatica, un elemento del costume o del gusto, quindi nelle arti visive o come in questa sala, appunto, l'editoria, l'architettura, la cultura materiale, l'abbigliamento, la simbologia politica, chi più ha ne voglia, era percepito nel passato come un aspetto quotidiano. L'analogia per comprendere questo aspetto più immediata che viene in mente con la nostra esperienza è quella del sistema dei segni della pubblicità che ci circondano ovunque e che ormai non percepiamo neanche più perché fanno parte dell'ottica quotidiana. L'immagine araldica sta dunque in rapporto diretto con idee e non è un semplice riflesso, ma una componente essenziale, dice Bizocchi, che ho citato prima, della cultura della sacralità statale e dell'ordine nobiliare e di una società in cui le forme e i segni agivano come persuasori occulti. Dunque, da qui il parallelo che ho fatto con la pubblicità. Questa nuova lettura del fenomeno araldico è stata occasione, proprio qui Normale, di una serie di iniziative di ricerca abbastanza innovative. Rammenterò innanzitutto il lavoro di scavo sulle imprese, un genere particolare di emblemi, diciamo, para-araldici, in uso prevalentemente nel Rinascimento, che ha dato luogo nel 2005 a un convegno e a una mostra organizzati da Lina Bolzoni, con parola breve e con figura, libri antichi di imprese ed emblemi, e quindi all'intersezione, diciamo, fra queste immagini e la letteratura soprattutto. E ancora, soprattutto, il convegno L'arme segreta, araldica e storia dell'arte nel Medioevo, coordinato da Monica Donato nel 2011, che ha proposto una nuova lettura del nesso tra araldica e storia dell'arte, e all'atere del quale convegno Laura Scirri ha pubblicato anche un inedito stemmario seicentesco delle famiglie pisane. Da ultimo la mostra Dal Giglio al David, tenutasi a Firenze alla Galleria dell'Accademia, anch'essa coordinata da Monica Donato, con l'apporto di molti giovani studiosi della scuola, che ha messo a fuoco il rapporto tra immagine simbolica e commissione artistica pubblica. E infine l'iniziativa promossa appunto da Massimo Ferretti nell'ambito del laboratorio di documentazione storico-artistica della scuola che qui oggi presentiamo. Concludo abbastanza rapidamente, torniamo a Vico un momento. C'è un secondo punto della sua teoria che serve da traccia al nostro discorso di oggi. Abbiamo visto la reinterpretazione in chiave semantica. Vico fa un altro discorso, rilegge l'araldica come lingua, ma una lingua, dice, specifica dei nobili. Dunque, attraverso la quale lingua i nobili, cito, significavano le loro ragioni di signoria e perciò in relazione con la struttura del dominio e del diritto feudale.
Come il diritto per Vico, anche i segni, e i segni araldici in particolare, nascano però appunto diseguali, giacché inventati da una classe che esercita un doppio dominio, è padrona delle terre, ma, come diceva appunto Badroni leggendo Vico, anche delle leggi, è proprio padrona delle terre, ma anche delle leggi e delle lingue. Che accade nel mondo moderno all'araldica, questo prodotto del mondo feudale ormai entrato in crisi o comunque sostituito da altri tipi di organizzazione sociale e politica? Vico, considerando la natura dello Stato moderno, nota che è ora lo Stato ad impadronirsi del sistema dei legni, dei segni, scusate, come del diritto. Della lingua di cui, cito, sapienti in origine erano solo i nobili, si fanno signori i popoli e le monarchie, le quali dettano leggi con lingue comuni. L'araldica dunque si conserva presso di lì i popoli liberi in adunanza e appresso i monarchi, onde comunicare, la parola ritorna sempre, nelle guerre, nelle alleanze e nei commerci. Essa conserva così, commenta Badaloni, il suo significato comunicativo nel momento stesso in cui lo Stato, presentandosi come redistributore della giustizia, trasferisce i simboli nobiliari nel diritto borghese internazionale. Ebbene, se il contributo dell'araldica come fonte storica è importante in relazione agli aspetti iconologici, lo è anche di più forse per lo studio della legislazione sulla nobiltà che di volta a volta incise, e tra l'altro in Toscana ampiamente, sulle dinamiche della Costituzione di questo ceto in rapporto al potere statale, dunque su un piano giuridico-legislativo. Le nobiltà europee, è vero, si sforzavano di usare il blasone, come veniva chiamata l'araldica all'epoca, per vedere confermati i loro privilegi. Non ci dimentichiamo che la nobiltà si faceva riservare dallo Stato uffici, benefici, dignità laiche ed ecclesiastiche, la partecipazione appunto agli ordini cavallereschi, determinate cariche accademiche anche, ranghi militari e così via. La qualità di nobile consentiva l'accesso a corte, molte possibilità di carriera, accorte strategie matrimoniali, perché no, e la partecipazione, ove esistevano, ai parlamenti cettuali. La nuova nobiltà di toga in Francia o i patriziati in Italia, in una miriade di piccoli e grandi centri urbani, misero in atto perciò via via norme restrittive volte a garantire a gruppi tendenzialmente chiusi, i nobili appunto, l'amministrazione degli affari e dei beni pubblici. L'araldica dunque era una forma visiva di autolegittimazione del loro status e del loro potere. Ma in questo processo l'iniziativa della nobiltà a difesa del proprio rango, spesso antagonista rispetto allo Stato, finì invece a collegarsi strettamente a quella del potere monarchico, che si atteggiò sempre più a fonte degli onori e dei titoli, e legiferò dunque in materia nobiliare e araldica, addomesticando così la nobiltà e inserendola nell'apparato di governo e operandone in qualche modo una forma di controllo. Insegne araldiche e diritto nobiliare da allora non rappresentarono più solo il segno esterno del prestigio sociale, dell'orgoglio della coscienza di classe, ma i segni caratteristici di un modello gerarchico di società e dove veniva istituzionalizzata la differenza sociale e il privilegio, ma dove interveniva una prima razionalizzazione appunto delle distinzioni sociali. Ebbene, il corpo, e veniamo alla conclusione, araldico dei cavalieri della scuola normale, frutto di una sorta di, è frutto di una sorta di censimento della nobiltà da parte del Granduca, cioè di una di queste forme di controllo operate su questo ceto. Ed è un esempio più chiaro della trasformazione, proprio nel momento in cui si afferma l'ideologia dello Stato moderno, del ceto nobile, del suo posto nello Stato e del ruolo che assume appunto l'araldica in questo processo. A Pisa e altrove, nei territori, questa era la mostra di cui vi ho parlato, nei territori circostanti ci sono dei corpus araldici molto estesi, anche molto impressionanti da un punto di vista visivo, come quello che abbiamo qui alla Carovana. Per esempio qui ho messo l'immagine del Palazzo Pubblico di Volterra, questo è il Palazzo Pubblico di Campiglia, questo è la podesteria di Vico Pisano, questo è l'Ari, piccolo centro, ma all'epoca un centro amministrativo. Ebbene, si tratta in questi casi, come vedete, di strutture di origine medievale, continuatesi poi in epoca moderna, dove l'araldica è sì presente, apparentemente come qui, ma con una struttura molto diversa. È presente cioè per accumulazione e giusta posizione
e perché queste strutture non sono costruite con intento unitario, ma sono l'accumulazione di interventi successivi. Il Palazzo della Carovana ha un aspetto, da questo punto di vista, completamente diverso. Nelle forme assunte dal progetto del Vasari fino alla fine del Cinquecento è strutturata l'araldica con una simmetria che enfatizza la presenza del Principato e non si tratta dunque di una mera decorazione, come di elementi appunto aggregati, giustapposti nel tempo, ma di dettagli concepiti come una parte integrante della struttura architettonica. Vedete i punti che ho messo in rilievo, gli stemmi del Granduca, gli stemmi dell'Ordine, i particolari della corazza del Granduca, ma di questo sorvolo perché vi parlerà più ampiamente Laura Cirri. Poi la chiesa, anche qui la chiesa di Santo Stefano, la facciata è di fatto un'enorme esibizione araldica in forma architettonica. E lo stesso vale per gli edifici circostanti, il tribunale, eccetera. Questa è la statua di Cosimo, di cui appunto poi parlerà Laura Cirri, con i dettagli che sono tutti non casuali, ma studiatissimi e simmetricamente disposti. E dettagli che mostrano la personalità del fondatore dell'ordine, del Granduca, del sovrano, ma anche i suoi rapporti internazionali. Per esempio il toson d'oro al centro che vedete, e non è nient'altro che il vello d'oro di Giasone, no? Era l'ordine asburgico per eccellenza e quindi testimoniava del riflesso dell'importanza internazionale europea del sovrano. E poi abbiamo appunto la galleria di stemmi, qui ce n'è una parte, poi vedremo durante il tour vedremo le altre, e la galleria di stemmi dei militari sudditi o alleati, di cui abbiamo detto, e di cui appunto Laura Cirri vi parlerà più estesamente, che sono sapientemente incasellati nella gerarchia dello Stato, nella sua struttura istituzionale. Quindi la nobiltà qui non compare più solo per sé, ma compare in quanto riceve ed è legittimata nei suoi onori e nel suo potere dallo Stato. La classe nobile del Principato è esposta al suo livello più elevato, il corpo più eccellente della guardia del sovrano e del suo esercito. Noterete l'ultimo aspetto, che l'araldica di Pisa è appena accennata, si trova solo nei lacunari del soffitto del Salone degli Stemmi, molto diversamente da quello che accade nelle altre parti della Toscana, cioè a Firenze e a Siena, dove le due parti dello Stato mediceo, il cosiddetto Stato Vecchio Firenze e lo Stato Nuovo Siena, mantenevano anche emblematicamente, basta che guardiate un qualunque palazzo pubblico, immagine di palazzo pubblico a Firenze e Siena, mantenevano emblematicamente una loro autonomia. A Pisa questo non avviene perché il palazzo appunto è volutamente depauperato della sua funzione originaria di palazzo civico, che viene trasferita a Palazzo Gambacorti, ed è invece eletto a sede e struttura di un organismo appunto granducale. Quindi Pisa vi compare appena appena. In conclusione, dunque, siamo di fronte a un coerente manifesto del potere mediceo, dunque appunto, per tornare a quello che dicevo all'inizio, non solo una curiosità l'araldica, ma un tentativo anche iconologico di spiegare delle strutture mentali e sostanziali. Un coerente manifesto giuridico del potere granducale mediceo, un'autorepresentazione dello Stato e dei suoi corpi cettuali, che trova non a caso simmetrie in grandi fabbriche toscane, come appunto il Salone del Cinquecento a Firenze o le cappelle medice, in particolare con la Cappella dei Principi a San Lorenzo, dove vedete la distribuzione degli stemmi granducali fa da pandan agli stemmi delle città del Granducato, in questo caso, quindi in un certo senso diciamo al ceto non nobile, che sono elencate nella fascia inferiore della cappella, oppure al Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, dove Cosimo celebra il proprio trionfo e dove compare, come nel tondo centrale del soffitto, sempre vasariano, come vedete al centro di una miriade di stemmi, è riconoscibile anche quello in alto a sinistra,
con le insegne dell'ordine, oltre che quelle medice, tra l'altro, e questa miriade di insegne, anche qui, è di carattere, in un certo senso, borghese. Sono le insegne del Comune di Firenze e delle corporazioni o arti di Firenze. Quindi, qui si sottolinea il principe di una, oggi la chiameremo di una borghesia, a Pisa, alla Carovana, il principe di un corpo nobile. Sono dunque ben diverse esibizioni simboliche, ma tutte costruite all'idea dell'incorporazione dei diversi ceti sociali e del territorio nel sistema di comando dello Stato moderno, come appunto recita il motto di Cosimo nel Salone del Cinquecento, che potete vedere intorno ai lati, si legge male, ma c'è, ai lati del tondo, che recita appunto «Aucto imperio, constituta civitate, pactata Etruria». Grazie. A chi tocca? Laura. Posso rimanere qui? No, per ora non c'è bisogno di... Consentitemi, avendo avuto un, essendo stata la curatrice del progetto a questo punto, di porre, insomma, di fare i dovuti ringraziamenti a chi ha preso parte al progetto. Innanzitutto è stato un onore essere ospite tra queste mura, perché studiare questi stemmi che sono così integranti, una parte integrante anche nella storia del palazzo, è stata, insomma, un'esperienza importante. È nel 2010 in qualche modo che è nata quest'idea, perché a seguito delle giornate di studio L'arme segreta, che è stata menzionata appunto da Savorelli, la professoressa Maria Monica Donato ha permesso a studiosi di storia dell'arte ma anche di araldica di incontrarsi, ma soprattutto anche di confrontarsi, e questo evento ha aperto le porte a un interesse specifico da parte della Scuola Normale verso l'araldica, che è una disciplina abbastanza fuori dai consueti corsi accademici. In queste giornate, anche sotto la spinta del direttore, il professor Beltram, è nata l'idea di uno studio specifico sugli stemmi, che poi è maturata dopo l'avvenuto restauro di questi oggetti nel 2012. Quindi il professor Ferretti e la dottoressa Monia Manescalchi, all'interno del laboratorio di documentazione storico-artistica, si sono fatti promotori di candidare questo progetto dal titolo Simbologia e Identità a Pisa in età moderna, gli stemmi dei cavalieri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano nella Scuola Normale Superiore, tra quelli finanziati dalla Fondazione Pisa, che lo ha accolto e sostenuto, e oggi quindi siamo qui a presentarlo. Quindi ringrazio il professor Fabio Beltram, direttore della scuola, il dottor Claudio Pugelli, che è appunto l'attuale presidente della Fondazione Pisa, ma anche il dottor Cosimo Bracci Torsi, che era il presidente nel momento del finanziamento sia del restauro che del progetto inerente allo studio degli stemmi, il professor Massimo Ferretti, direttore del progetto, e la professoressa Maria Monica Donato. Attori principali insieme a me del progetto sono stati poi Monia Manescalchi, il dottor Alessandro Savorelli, il professor Luigi Borgia e il dottor Matteo Ferrari. Soprattutto poi per la parte dello sviluppo informatico ha avuto un ruolo importante il dottor Andrea Ficini, perché ha sviluppato tutta la parte informatica e grafica del progetto, perché essendo un progetto poi pubblicato online, sì, è importante la parte scientifica, ma soprattutto la parte informatica ha il suo grosso ruolo. E di conseguenza anche il dottor Gian Donato Tartarelli per la parte per la fotografia e le foto, perché ovviamente per rendere testimonianza visiva di questi stemmi. Non dimentichiamoci poi dell'area servizi tecnici della Scuola Normale. Ringrazio vivamente sia l'architetto Donatella Lomoro
e anche l'architetto Riccardo Scalzini, perché sono stati di supporto, e lo vedrete quando mostreremo il sito, perché sono non solo hanno fornito il materiale, le piante della scuola, però hanno partecipato con un interesse, una curiosità che insomma mi ha fatto molto piacere, quindi li ringrazio. E poi per aver fornito anche altri materiali che vedremo dal Kunsthistorisches Institut in Florenza, sia il direttore della biblioteca, il dottor Jan Simane, la dottoressa Kreuzburg, Martin Bach, ma poi ringrazio soprattutto anche la dottoressa Christine Pennison per aver accettato l'invito oggi, a cui fra poco passerò la parola, perché comunque il grosso dello studio è stato svolto sugli stemmi, è stato fatto presso l'archivio di Stato di Pisa nel fondo dell'Ordine di Santo Stefano, di cui la dottoressa si prende da tempo cura e ha una conoscenza approfondita, quindi è stata importante e di sostegno. Ma parliamo un po' che cos'era quest'ordine, quando fu fondato e chi erano questi cavalieri. Il 1 ottobre 1561 viene fondato il Sacro e Militare Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, Papa e Martire, da parte di Cosimo I, approvato l'anno successivo da Pio IV, da Papa Pio IV. Questa istituzione militare e monastica aveva il compito di combattere le scorrerie dei turchi e degli altri infedeli, e Pisa ne divenne la sede anche per il suo passato di antica repubblica marinara e soprattutto anche per la sua posizione strategica verso il Mediterraneo. La scelta del santo, Santo Stefano, al quale nominare l'ordine, era legata alla memoria delle vittorie di Montemurlo contro i fuoriusciti Medici del 1537 e di Scannagallo contro Siena del 1554, avvenute entrambe il 2 agosto. Giorno appunto in cui questo martire era patrono, quindi vediamo già che anche la scelta del nome a cui dedicare il santo era strettamente legato alla crescita del potere di Cosimo I, che fu il fondatore dell'ordine. Secondo la regola, quindi, era un ordine improntato sulla regola benedettina, che all'inizio fu un ente autonomo con a capo il Gran Maestro nella persona del Granduca, il cui compito di controllo e di vigilanza sull'andamento istituzionale e di rispetto degli statuti venne presto delegato all'auditore, che operando secondo la volontà del sovrano, con il tempo però questa struttura vedremo come diventerà più una struttura dello Stato toscano non più un ente autonomo. Quindi i cavalieri, secondo la regola benedettina, erano tenuti ai voti di carità, cioè di provvedere al prossimo, di castità nel senso di fedeltà coniugale e di obbedienza ai superiori eseguendone gli ordini. La consacrazione ufficiale ebbe luogo il 15 marzo 1562. Vi era una gerarchia al di sotto del Granduca, che vedeva il comandatore maggiore, che era il rappresentante del sovrano, che era nominato dallo stesso Granduca, da Cosimo e dai suoi successori, e aveva una carica a vita, mentre gli altri venivano eletti ogni 3 anni dal capitolo generale e erano il Gran Connestabile. A capo dei cavalieri, quando erano a terra, cioè dopo uno sbarco, era lui che comandava i cavalieri a terra, mentre quando erano sulle navi vi era l'ammiraglio, il Gran Priore del Convento, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Conservatore, il Gran Ospitaliere e Bonomo. Queste erano le cariche maggiori. Ma già nel 1565 si aggiunge appunto l'auditore, che sostituisce e prende in parte, si fa carico di parte di quelle che erano i ruoli che spettavano al Granduca. Quindi l'idea di Cosimo I era quella di creare un ordine religioso, cavalleresco e militare, ma di dargli un'impronta incentrata sull'attività navale, quindi lo fornì di un consistente patrimonio. Tra i cavalieri vi erano 3 classi, i militi, gli ecclesiastici e i serventi. Ma come si poteva entrare nell'ordine e diventare un cavaliere? Questo era importante. Diventare cavaliere è un percorso comunque riservato a pochi, e vi erano infatti precise caratteristiche previste dallo statuto, soprattutto genitori coniugati con giuste nozze,
almeno 17 anni di età, ma vedremo come anche con l'approvazione del Granduca questa regola a volte sarà ovviata, perché entreranno all'interno dell'ordine come cavalieri anche militi con età inferiore. Buona condotta, soprattutto ceto nobiliare, e a noi interessa, e vedremo per quanto, in cui si doveva provare con documentazione, con gli stemmi e con alberi genealogici i quattro quarti, cioè la nobiltà dei quattro avi, del padre, della madre, delle due ave materna e paterna, non avere esercitato attività meccaniche, titolari di dignità e cariche onorifiche all'interno della propria città, un sufficiente patrimonio e non aver contratto debiti o essere proprietario di beni con ipoteche, altrimenti l'ordine li avrebbe ereditati. Quindi in generale il possesso di questi requisiti permetteva di inoltrare una supplica al Granduca, e alla quale seguiva, una volta accettata, l'autorizzazione a presentare le provanze di nobiltà, una serie di documenti in cui composti da capitoli, che era una sorta di processi scritti contenenti dichiarazioni da parte di testimoni che dimostravano tutte le caratteristiche di cui vi ho parlato. In questi processi sono elencate queste caratteristiche. Questa documentazione passava poi al vaglio di una commissione, poi sottoposta al controllo del Consiglio, e infine il Granduca, come Gran Maestro dell'Ordine, aveva la facoltà di decidere in merito. In alcuni casi gli aspiranti cavalieri non erano in grado di dimostrare la nobiltà di una o tutti gli avi, e quindi fornendo sostegno economico con la fondazione di una commenda di patronato, sostenendone una già esistente, con l'accordo del Granduca essere in grado di entrare nell'ordine. E anche dallo studio fatto sull'ingresso dell'ordine di alcuni cavalieri, cui stemmi sono conservati appunto qui nel Palazzo della Carovana, vediamo come a volte esistevano delle eccezioni. Nel 1748 però Pompeo Neri, nel suo discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana, registra una certa confusione in materia di nobiltà. La sua disapprovazione riguardava il disordine che regnava all'interno dell'ordine di Santo Stefano. Tra i cavalieri di giustizia che possedevano una comprovata nobiltà di nascita o civile, dai cavalieri di commenda, i quali erano stati creati con principalmente lo scopo di riempire le casse dell'ordine, perché erano coloro che pagavano, anche fornivano, fondavano una commenda, e quindi, anche se non avevano i quattro quarti di nobiltà, comunque avevano accesso all'interno dell'ordine. Quindi tutta questa documentazione, che sono le provanze di nobiltà, sono conservate presso l'Archivio di Stato di Pisa sotto la responsabilità della dottoressa Penison. Quindi ora veramente introdurremo e presenteremo quello che è il database e il sito che è seguito allo studio di questi stemmi. Innanzitutto, questa collezione copre un arco cronologico che va dalla fondazione dell'ordine ai primi decenni del XVII secolo, vale a dire dal 1561 al 1604. Gli stemmi, come vedete, hanno forma ovale, delineati da questo cartiglio convoluto, e nella parte inferiore sono corredati da una cartella che reca il nome e cognome del cavaliere, il luogo di provenienza e l'anno di vestizione dell'abito. E qui presentiamo, ne avete sentito parlare, delle provanze. Sono state importanti perché, essendo un patrimonio araldico, comunque all'interno di queste provanze di nobiltà sono conservati gli stemmi che ogni singolo cavaliere presentava riguardo al padre, lo stemma del padre, della madre, della nonna, dell'ava paterna e dell'ava materna. E quindi qui ci sono un confronto tratto dalle provanze, e capite bene come sono state un punto di riferimento importante, perché questo era un materiale che il candidato, l'aspirante cavaliere, presentava al Granduca insieme a tanta altra documentazione, ma che provava i suoi quarti di nobiltà. E quindi per noi qui siamo in un momento, questi stemmi ci mostrano un momento in cui questi membri di queste casate erano già cavalieri, mentre le provanze ci mostrano la situazione familiare prima dell'accesso, e sono bellissimi alcuni.
per esempio anche quest'altro che è della famiglia Barberini è eccezionale, tra l'altro è riferito a questo cavaliere che è Raffaello Barberini, che è appunto su nello scalone del lucernaio, e vedete come insomma, anche il valore delle Provanze dal punto di vista non solo araldico ma anche artistico è notevole. E finalmente entriamo in quello che è il sito stesso. Qui di supporto c'è il dottor Andrea Ficini che mi aiuterà dopo una mia introduzione a mostrarvi il sito, però sviluppato anche in funzione di applicativi anche, tipo e uso di strumenti quali iPad o altri tablet, e quindi a lui il compito, visto la sua competenza e lo sviluppo informatico del progetto al riguardo. Il progetto si è articolato in due fasi che sono connessi tra loro, appunto. Il primo è stato lo studio in archivio di Stato con il confronto di questi stemmi e la documentazione qui contenuta. E la seconda fase è stata quella di sviluppo del sito e del database. Però prima vorrei farvi vedere quello che è il contenuto, prima il contenuto che sono le schede per poi mostrarvi il contenitore. E la schedatura è stata basata soprattutto traendo le informazioni principali dalle Provanze, traendo da esse soprattutto e ponendo attenzione ai dati araldici e genealogici di ogni singolo cavaliere. I numeri delle schede, che poi ritroverete anche all'interno delle planimetrie, sono riferiti a quella numerazione che è stata data nel 2012 dai restauratori nella fase di pulitura e di restauro degli stessi, e sono stati mantenuti perché per creare una e mantenere un'univocità con quelli che sono i dati e le schede di restauro contenuti nel SICAR, che è un sistema informatico per la documentazione e la progettazione dei cantieri di restauro. Quindi per non creare confusione sono quelli i numeri identificativi degli stemmi. In alto, in ogni singolo stemma, trovate, appunto, se vi guardate anche intorno, la croce di Santo Stefano nella parte alta di ogni singolo stemma, che è il capo. Nel linguaggio araldico è il capo, si tratta di questa fascia orizzontale posta in alto, che però erano in grado di poter unire allo stemma solo i cavalieri, cioè colui che era cavaliere poteva unire al proprio stemma di famiglia il capo di Santo Stefano, perché indicava la carica di cavaliere e l'avvenuta vestizione. Quando erano aspiranti non avevano ancora questa parte, quindi è significativo l'introduzione, forse qui si vede poco, però in alcuni, specialmente la riuscite a vedere la croce chiamata biforcata. E ora tramite la ricerca, che offre varie possibilità di ricerca all'interno dei campi dello stemma, per esempio se vogliamo cercare partendo dalla prima scheda, che è della famiglia Tornaquinci, scusate, bene lo scrivessi. Nota famiglia fiorentina e non viene fuori. No. Quindi. Eccoci. Questa è la prima scheda. Vediamo quali sono i campi che compongono le schede che sono state sviluppate. Prima di tutto le informazioni dei cavalieri che vengono dalla cartella posta al di sotto di ogni singolo stemma, quindi il nome e cognome, il luogo di provenienza e la data di vestizione, con la trascrizione appunto della scritta contenuta in essa, e dove si trova all'interno del Palazzo della Carovana questo stemma. La blasonatura è importante perché soprattutto per descrivere in araldica c'è un linguaggio specifico che si è sviluppato nel tempo dal periodo medievale in avanti, quindi c'è un linguaggio specifico con termini specifici per descrivere uno stemma.
E poi è stato importante dalla verifica e dallo studio fatto, il confronto con le provanze, anche informare riguardo se questo stemma corrispondeva o meno, perché ci sono casi in cui ci sono delle discordanze tra lo stemma qui conservato nel Palazzo della Carovana e nella documentazione araldica, cioè contenuta negli stemmi contenuti nelle provanze. Seguono poi i dati storici. Sono dati molto essenziali perché si è voluto rimanere fedeli a quelli che erano le provanze, perché all'interno delle provanze non è che c'è una storia familiare, sono informazioni sull'individuo che vengono ripetute anche più volte da più testimoni, e tutti i capitoli sono abbastanza schematici, quindi non c'è una vera e propria storia di famiglia, c'è solo alcuni profili generali, però si riesce a ricostruire in qualche modo uno scheletro almeno delle generazioni antecedenti al cavaliere della sua genealogia. E quindi poi da altre fonti conservate nell'archivio di Stato, e non sono solo le provanze ma anche i registri e i giornali di apprensione dell'abito di cui ci ha parlato anche la dottoressa Pennison, abbiamo estrapolato anche informazioni riguardo a quando questo cavaliere vestì l'abito, dove, per mano di quale alto membro della gerarchia stefaniana era stato investito di tale onore, e poi quando furono celebrate le esequie. Quindi sono schede abbastanza sintetiche e fedeli a quelli che sono i dati contenuti nelle provanze. Si è dato poi ovviamente informazioni sulle fonti archivistiche utili andare a ricercare la fonte primaria e la bibliografia. I dati le informazioni sulle famiglie in alcuni schede sono inserite, alcune, ma sono brevissime note per non creare anche ridondanza con altre fonti accessibili dal punto di vista bibliografico, ma anche internet, sulle stesse casate, perché voi capite bene che dover inserire un profilo storico anche su una famiglia come gli Strozzi, oppure di cui alcuni membri sono presenti, o qui vedete per esempio lì i Martelli, cioè sarebbe stata una cosa abbastanza anche ridondante e non inerente allo scopo stesso del progetto, che era schedare in maniera fedele anche alle provanze e dare informazioni su questi cavalieri, ma non sulle loro famiglie. I dati materiali e tecnici sono quei dati che sono stati inseriti nel SICAR, e quindi da questo sono state inserite queste informazioni. Gli stemmi hanno, grazie anche alla competenza del dottor Tartarelli, hanno una definizione ottima, che possono essere allargati e comprendete bene come si può andare proprio quasi a toccare con mano la superficie dello stesso stemma. Ora il problema è tornare indietro, scusate. E ora che... Prego. A proposito delle immagini, per la campagna di digitalizzazione è stata utilizzata una reflex digitale a 21 milioni di pixel, quindi queste immagini sono riportate esattamente in questa risoluzione, sono probabilmente le uniche immagini. Noi abbiamo molte banche dati di immagini nel nostro sito, ma nessuna arriva a questa risoluzione, a questo dettaglio, per motivi vari che possono andare dalla lentezza di caricamento sulle immagini molto grandi a problemi legati a utilizzi non consentiti di immagini sui quali la scuola normale non ha la titolarità dei diritti, per cui in quei casi lì mi riferisco per esempio all'archivio Salani o all'archivio delle medaglie papali o altri progetti ancora, le immagini sono state pubblicate con una risoluzione di molto ridotta rispetto all'originale, in maniera che poi se uno studioso avesse necessità di consultare l'originale in alta risoluzione lo deve richiedere direttamente
e viene fornito su richiesta, non è possibile consultarlo direttamente online. In questo caso invece abbiamo scelto di mettere direttamente l'immagine a 21 milioni di pixel sul sito, quindi si potrebbe continuare a zoomare per diversi livelli di ingrandimento senza arrivare alla perdita di dettaglio tipica di quando un'immagine può avere una risoluzione bassa. E tornando alla scheda, perché questa è la scheda, quindi il contenuto, però allargando lo sguardo verso il contenitore vediamo che questa scheda e questo stemma fa parte di questo palazzo, e quindi anche per permettere una comprensione più profonda dell'intimo rapporto che hanno questi stemmi con il palazzo, è stato deciso di inserire all'interno del progetto anche le piante stesse degli ambienti che ospitano questi stemmi, con un'interazione biunivoca, perché uno può accedere alla mappa dalla scheda, ma dalla mappa con un percorso inverso può tornare ad una scheda, e quindi questo lo vediamo soprattutto nella sezione ubicazione, dove sono state inserite tutte le mappe di tutte le sale che contengono gli stemmi, che permettono quindi di entrare e anche curiosando all'interno di ogni singolo stemma. Per esempio questo qui è lo stemma di Antonio Ramirez de Montalvo, che lo vediamo appunto sopra la mia testa, è qui sopra, e quindi che tra l'altro è uno dei più antichi perché è del 1561, insieme a quello accanto di Traiano Bobba. Quindi questa navigazione in pianta è stata facilitata, scusate se non seguo l'ordine, ma mi sembra utile far comprendere anche che questa interazione è anche facilitata nella visualizzazione tramite la galleria fotografica. Galleria fotografica che ovviamente parte dall'esterno del palazzo per far comprendere qual è l'edificio anche a coloro che fisicamente non sono mai stati a Pisa, e quindi perché l'ordine, lo ripetiamo, aveva tra i bacini dei suoi cavalieri cioè, entravano all'interno dell'ordine anche venivano cavalieri da fuori Firenze, dal fuori il Granducato, ma anche dall'estero. Soprattutto vedremo nel nostro passeggiare attraverso le stanze della scuola, gli ambienti della scuola, come soprattutto gli spagnoli, nel tempo il numero degli spagnoli crescerà tra le reclute dei cavalieri. E quindi dal palazzo, dando rilievo anche a quell'aspetto importante, anche legato dai segni, cioè dallo stemma dei cavalieri uniti a quello dei medici, all'esterno, dando rilievo a questo, entrando poi negli ambienti della scuola, nel pianerottolo antistante la sala azzurra, procedendo poi qui, e l'ordine di disposizione è appunto questo, secondo gli ambienti nel piano, e divisi nei due piani, qui la sala dove siamo, la sala azzurra, il corridoio del Gran Priore, con anche alcuni dettagli, si intravede anche il corridoio davanti alla direzione della scuola, e poi su per lo scalone del lucernaio fino ad arrivare con il salire delle scale e l'ultimo pianerottolo, entrando nell'ultima sala che è la sala degli stemmi. Ovviamente questo percorso, lo vedremo, non è il percorso in cui questi stemmi entrarono nella scuola, perché la prima sala che fu allestita è questa. Poi furono i corridoi, e poi quando lo spazio non era più sufficiente furono disposti questi stemmi anche nella sala superiore degli stemmi, che era la schermeria, che così
chiamata. Quindi nel sito, dall'home page, vedendo appunto il contenitore che dà solo alcuni cenni sull'ordine, vi è poi una pagina che spiega i dettagli del progetto e come abbiamo proceduto nello sviluppo del medesimo, e poi ci sono delle parti di approfondimento sulla gerarchia e sulla storia dell'ordine. Per esempio, per chi è interessato a svolgere ricerche nell'archivio di Stato, anche questo se è da definire, per tutte le filze inerenti e consultate dal 1561 in poi fino al 1604, è stato redatto un elenco per filza dei cavalieri in essi contenuti, e laddove sono presenti cavalieri che hanno stemmi nella scuola si è sviluppata un'interazione e si può tornare alla scheda di riferimento. Quindi tutta la struttura è stata sviluppata per permettere una conoscenza dettagliata dello stemma, ma anche una comprensione più ampia della raccolta dell'intimo rapporto con il palazzo. La sezione banca dati invece dà informazioni più tecniche e specifiche sulle varie parti che compongono le schede, su cui si può fare ricerca anche dai campi della sezione ricerca, e poi ovviamente l'ultima sezione, che è quella dei crediti per attribuire a ognuno il giusto contributo. Per quanto riguarda il progetto e la struttura, questo io ho già dato il mio contributo e passo la parola ad Andrea. Dunque, due ultimi cenni. Innanzitutto nella sezione della ricerca è possibile, abbiamo visto prima il caso della ricerca con il nominativo di un cavaliere, ovviamente è possibile incrociare dati, per cui ora torna Quinci, mi sembra che ce ne fosse uno solo, ma qualora ci fossero stati un torna Quinci di Firenze, Pisa, eccetera, eccetera. Io che avevo sbagliato a digitare. Ma mi sembra che comunque ce ne siamo. No, era torna 5, avevo scritto. Sì. Vabbè. Altro tipo di ricerca è quella nel primo campo, che selezionando una chiave va a cercare in tutti i campi che poi sono elencati di sotto, quindi per facilitare un pochino la ricerca di un dato del quale non si sa esattamente dove potrebbe essere andato a collocarsi. Un'altra cosa è, allora, questo, diciamo, la ricerca impostata da PC, da Mac, comunque da computer, da scrivania, è quella a cui abbiamo dato la preferenza, perché è più, come dire, intanto riesce a dare una fruizione migliore dell'immagine e anche dei contenuti della scheda. Le stesse caratteristiche comunque di questa tipologia di ricerca sono implementate anche sui dispositivi portatili. Ovviamente, data la risoluzione degli schermi dei dispositivi portatili, tablet o palmare che siano, diciamo che per la ricerca più appunto sulla banca dati è più indicato l'utilizzo del PC. Per un utilizzo, come diceva prima anche il professor Ferretti, di tipo mappa da utilizzare se si cammina dentro i locali della scuola, nei corridoi, nella sala stemma e nella sala azzurra, ovviamente è più indicato un dispositivo portatile. L'utilizzo che abbiamo visto prima con Laura di accesso dalla mappa alla singola scheda è quello più indicato. Quindi l'attenzione è stata data allo sviluppo dell'interfaccia tenendo più presente il discorso del computer, perché per lo studioso, diciamo così, ha una fruizione migliore. L'utilizzo del dispositivo portatile è comunque con le stesse funzionalità ed è indicato per una fruizione di tipo diverso, appunto tipica del dispositivo mobile. Quindi si può anche in questo caso. Scusate, ma l'iPad non è il mio.
Eccoci. Ok. Quindi, insomma, comunque sia, da qui posso accedere al singolo stemma e visualizzare con le stesse funzionalità che abbiamo visto prima sia la scheda che, eccoci, l'immagine e ovviamente... Quindi questo era comunque la modalità di visualizzazione anche tramite dispositivo portatile. Questo è un tablet, quindi con una risoluzione maggiore. Su un palmare, un telefonino, comunque le funzionalità sono sempre le solite. È chiaro che poi si vanno a ridurre un pochino gli spazi sia per quanto riguarda la visualizzazione dei dati, sia per la visualizzazione dell'immagine con la funzione dello zoom. Se ci sono domande relative sia all'interfaccia sia ai criteri di schedatura, siamo qui a disposizione. Come annunciato, avevamo proposto una visita all'interno di questi sistemi e di questi ambienti e quindi vorrei partire, non ci muoviamo all'esterno per praticità, ma iniziare la nostra visita, che in un primo momento sarà virtuale con l'aiuto appunto del PowerPoint, per poi visitare anche gli altri ambienti, perché è importante comprendere anche quei segni legati all'ordine che entreranno nell'iconografia del potere mediceo. E quindi abbiamo già visto questo stemma più volte, che è sulla croce biforcata di rosso, che aveva un uso concreto e anche semiotico di grande rilevanza all'interno della casata medicea, perché comunque la croce occupava il capo dello scudo nello stemma non solo dei cavalieri, ma anche in quello del granduca. I cavalieri l'avevano anche impressa sulle loro cappe e quindi il loro impiego anche sul manto, sulla cappa dell'ordine, variava a seconda della appartenenza a un certo grado e nella gerarchia stefaniana. Di notevole significato appunto era anche quello, era l'uso di seppellire i granduchi con le cappe magne stefaniane. Questa è la sopravveste funebre del granduca Cosimo I, che è conservata presso la Galleria del Costume di Palazzo Pitti. Ovviamente è stata recuperata dalla tomba di Cosimo I, era quella che indossava quando è stato sepolto, e la croce, anche se ridotta anche in quasi a brandelli, è visibile dopo il restauro conservativo. Il catafalco funebre dello stesso Granduca, abbiamo informazione dai vari disegni che sono conservati, che anche al di sopra del catafalco vi era la croce stefaniana. Quindi comprendiamo bene l'importanza della croce all'interno anche di quella che era il messaggio della simbologia dei Granduchi. Nel momento in cui l'ordine fu fondato nel 1562, grossi cambiamenti anche avvennero qui a Pisa, sulla piazza dei Cavalieri e soprattutto nel Palazzo della Carovana, che diventò la sede del collegio che educava i cavalieri in questo percorso fino a diventare dei militi veri e propri. E sulla facciata decorata appunto tra il 1588 e il 1718 furono inseriti i ritratti dei granduchi, da Cosimo I, Francesco I, Ferdinando I, Cosimo II, Ferdinando II fino a Cosimo III, manca l'ultimo che è Gian Gastone. Quindi le testimonianze araldiche, come ha già introdotto Savorelli, di questo edificio non sono legate a quella che era la prima funzione del palazzo, cioè all'età del palazzo in età comunale, ma sono state tutte rimosse e sostituite da quella dei cavalieri. Al centro della piazza è collocata la statua di Cosimo I, che è però postuma, realizzata da Pietro Francavilla su commissione del figlio Ferdinando, come la statua equestre che
di Cosimo I, che è in piazza della Signoria a Firenze, non è stata fatta, ordinata a Gian Bologna da Cosimo I, ma fu Ferdinando I a commissionarla. Quindi l'ordine sì, viene fondato da Cosimo, ma diventerà proprio un tema centrale sotto Ferdinando I. E poi accanto ad essa vi è poi la fontana del Gobbo. Qui vediamo appunto lo stemma del Granduca, che era Gran Maestro dell'Ordine, come la croce occupa veramente il posto principale sulla corazza del sovrano. L'emblema, quello con le famose sei palle sul fondo, il fondo è oro, qui ce ne sono alcune testimonianze di cui poi parleremo, però l'emblema della famiglia Medici in realtà lo conoscete bene, è qua, eccolo qua, questo qua. Questo è lo stemma di Giulio de' Medici, che era il figlio naturale, riconosciuto dopo la morte del primo duca di Firenze, che è Alessandro. Era figlio naturale perché lui sposò Margherita, figlia dell'imperatore Carlo V, non ebbero figli, era figlio naturale, riconosciuto però dopo la morte del primo duca di Firenze. E quindi la configurazione di questo stemma fino al 1465, lo stemma dei Medici, lo potete ben vedere in diverse parti, anche a Firenze, nel convento di San Marco, il numero delle palle rosse su fondo oro è variabile. Abbiamo testimonianze con 3 palle, 7, fino a 11 palle. In realtà diventerà con questa configurazione qui dal 1465, quando Piero di Cosimo pagherà Luigi XI, re di Francia, per avere il beneficio di poter introdurre la famosa palla di Francia, cioè lo stemma pieno senza nessun tipo di differenziazione, di brisure in termini araldici, del re di Francia, che è appunto questo. Era uno scudetto poi trasformato in palla per una questione anche si pensa di euritmia all'interno dello stemma dei Medici, era uno scudetto d'azzurro con 3 gigli d'oro, lo stemma del re di Francia appunto. Da quel momento tutti i membri della famiglia Medici avranno diritto a portare lo stemma pieno, cioè questo stemma qui, perché in Toscana c'è anche il famoso giurista trecentesco Bartolo da Sassoferrato, ci dice appunto nel suo trattato De Insignis et Armis che in Toscana vi era l'uso di non differenziare tra il capofamiglia e gli altri membri della famiglia l'uso dello stemma. Tutti portavano lo stesso stemma senza nessuna differenziazione. Anche i figli illegittimi, anche i bastardi avevano diritto a fare questo. Però si differenzia lo stemma, in questo caso, quando subentra, sia alla croce stefaniana, perché in questo caso era il Granduca, ma anche per la presenza, e questo è ben chiaro, questo stemma non poteva che essere del Granduca e del Gran Maestro dell'Ordine. E cosa ce lo dice? Questo è lo stemma dei Medici. Gran Maestro dell'Ordine, o comunque membro dell'Ordine di Santo Stefano, ce lo dice questo, ma che era il Granduca ce la dice la corona. Corona che fu creata di proposito quando i Medici, Cosimo I, fu investito nel 1469 del titolo di Granduca da Papa Pio V. Quindi emise una bolla in cui creò questa, perché non c'erano Granduchi, il titolo di Granduca non esisteva. Fu creato per Cosimo I, che divenne il primo Granduca di diritto pontificio, e inserì, appunto, fece questa corona con 16 punte e il giglio al centro. L'imperatore non riconoscerà mai Cosimo I come Granduca, riconoscerà il figlio. Francesco I sarà Granduca, primo Granduca di diritto imperiale, secondo di diritto pontificio. E vediamo come è importante anche è qui il collare del
Toson d'Oro. Collare del Toson d'Oro che, come accennava appunto il Savorelli, fu l'ordine cavalleresco che fu fondato nel 1430 da Filippo il Buono, duca di Borgogna, e Cosimo fu il quinto accolto in quest'ordine. Solo altri quattro italiani avevano avuto questo beneficio. In alcuni alcuni edifici poi che si affacciano sulla piazza, vediamo come c'è proprio una fusione tra lo stemma mediceo e la croce stefaniana. Questo nel Palazzo del Consiglio dei Dodici, che oggi è la sede dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, e poi sul Palazzo dell'Orologio sotto la volta. E quindi vediamo come l'ordine di Santo Stefano si sovrappone architettonicamente dal punto di vista semiotico a quello del potere civico pisano. E l'impegno vasariano era stato speso prima che in questa piazza, in Palazzo Vecchio. Però qui si mise all'opera un programma celebrativo della casata medicea, però con un diverso intento, perché Pisa era una città sottomessa, come accennava Savorelli, conquistata, e quindi la conversione dello spazio civico assunse un ruolo di dominio, mentre a Firenze fu operata invece un'azione di innesto e di sostituzione semantica del potere medice su quello repubblicano. Importante è vedere come anche sotto Ferdinando I diventerà centrale il ruolo giocato nell'ordine, ma anche della lotta contro i turchi. Nel cortile della Villa della Petraia, realizzata tra 1636, affrescata dal Volterrano in questo periodo tra il 1636 e il 48, due sono le scene inerenti appunto l'ordine. La prima è quella raffigurante Ferdinando I e il dominio dei mari, dove sulla destra vediamo appunto le città di Livorno e di Pisa che sono rappresentate dagli stemmi cittadini, e dietro vi è la Toscana che veste l'abito appunto dell'ordine stefaniano. Ma soprattutto è interessante vedere questa scena che ritrae appunto la piazza sottostante i palazzi. Sul sagrato della chiesa dei Cavalieri, Cosimo II riceve i vincitori dell'impresa di Bona, perché furono due battaglie che diventarono fondamentali nell'iconografia, che furono, e lo troviamo anche nella sala di Bona a Palazzo Pitti, che ci sono tutti gli affreschi di queste due battaglie, che è appunto la conquista della roccaforte di Prevesa del 1605 l'altra è la conquista di Bona, che oggi è Annaba, operata dai Cavalieri. Guardandoci invece, entrando all'interno del palazzo e andando a vedere un po' questi stemmi, questa è la sala chiamata azzurra, che ne contiene di più, perché ne contiene 116, e il periodo di riferimento è tra il 1561, inizia appunto di qui, con Traiano Bobba e Antonio de Montalvo, per poi girare in questo senso fino allo stemma Martelli, che è qua, quindi un percorso abbastanza cronologico all'interno della sala. E questa, da documenti comprovati appunto di archivio, fu la prima sala allestita. Per esempio, questo Freducci, questo cavaliere qui, ci sono informazioni e tutti i pagamenti all'interno delle fabbriche, che fu colui che commissionò appunto tutti questi stemmi, che furono allestiti qui tra il 7 gennaio 1563 e il 1564, cioè ci sono proprio i pagamenti, la commissione data da Freducci di pagare, il via libero di pagare appunto i vari scalpellini per mettere in questa stanza, cioè l'arme della sala dei cavalieri, tutti questi stemmi. Poi appunto abbiamo visto lo stemma dei Medici, ne abbiamo parlato. E poi c'è una variante che è qui. Qui c'è una croce.
croce, per esempio, è la croce di un ramo secondario detto dei Medici Popolani. Perché chi erano? Erano coloro che discendevano da Vieri de' Medici, che in qualche modo riuscì anche a giocare un ruolo decisivo durante la rivolta dei Ciompi, e quindi la Repubblica Fiorentina gli concesse di inserire quella che era la croce del popolo fiorentino. Qui sono falsati i colori, ma era una croce rossa su campo argento, cioè bianco. Però la cosa strana è che non dovrebbe essere Leonardo, questo è Leonardo dei Medici, che non è di quel ramo, ma dovrebbe essere Cosimo, questo, Cosimo di Vieri dei Medici, a portare questo stemma. Quindi anche all'interno della collezione qui conservata ci sono anche degli errori che sono stati fatti, omissioni, perché ovviamente alcuni, lo vedremo, sono stati magari eventualmente anche ritoccati con il tempo. Una curiosità riguarda questo, che è Piero dei Machiavelli, che era il figlio di Niccolò di Machiavelli. In questo periodo siamo nel periodo non granducale, perché i Medici diventeranno granduchi nel 1569, siamo prima, perché abbiamo detto questi stemmi sono di cavalieri tra il 1561 e il 64. E quindi è anche interessante vedere dei 116, 60 di questi, quindi più della quasi la metà, venivano da città del Ducato. Quindi i primi cavalieri, per la metà, questo ce lo testimonia, venivano da famiglie che comunque componevano dal territorio ducale. Invece per altri 45 dal centro nord, solo 5 dal sud, e una esigua percentuale di membri che venivano dall'estero, cioè solo 5, numero che, di cui due spagnoli, numero che crescerà fino addirittura 9 o 10 nella sala superiore. Insomma, con il passare del tempo vediamo come anche la presenza straniera cresce. Quindi ora ci possiamo muovere negli altri ambienti e fare una breve visita nei vari corridoi e finire nella sala stemmi.